Benvenuti alla decima parte di Final Fantasy Tactics Advance. Andiamo a Cyril per vedere una scena. Ok, tanta gente che parla, non è questo che ci interessa. Ecco, dialogo. Cupo, cosa ti turba, Jerak? Stavo pensando alla prossima missione. Pensando a cosa ci attende. Sembra che tu ti stia divertendo, Cupo. Sì, devo ammettere che le missioni sono divertenti. Anche se si rischia la vita nelle missioni. Non avrei mai potuto fare cose del genere nel mio mondo. Ho sempre voluto usare la magia e combattere i mostri. E ora posso farlo. Allora dovresti rimanere in questo mondo. Potremmo diventare il clan più forte della storia, Cupo. Il clan più forte della storia? Suona bene. Montblanc. Sei una delle persone più gentili che conosca. Eri così anche nell'altro mondo, Cupo? Eh? Magari non ti fidi ancora così tanto di me, Cupo. Certo che mi fido di te, mi hai aiutato così tanto. Puoi essere sincero con me, Cupo, siamo amici. E so che ti stai ancora abituando al nostro mondo. Quando ho incontrato Riz nel bosco Noob, pensavo solo ora posso tornare a casa. Ero sicuro che Riz mi avrebbe aiutato a trovare il modo, ma mi sbagliavo. Jerak, Jerak, Riz, Riz. Puoi fare solo quello che ritieni giusto, Cupo. Lo so, solo che è dura da accettare, a volte. Riuscirò mai a trovare la via di casa? Cosa farò se dovrò rimanere in questo posto per sempre? Segui il mio consiglio, rilassati, Cupo. Dubito che sia il momento di rilassarci, ma va bene. Ok, vediamo un po' le missioni. Ok, borgo perduto. No, mi sembra di ricordarmi questa missione. Preferisco farne un'altra prima. Fiori bianchi, dai. Ok, una missione alla pianura di Gizza. Abbiamo 20... Oh, cavolo, sbaglio sempre. Sì, voglio andare in missione. Ok, perfetto. Direi che può bastare. Ora io faccio un piccolo taglio, così nel frattempo assegno qualche missione di trasferta. Ci vediamo dopo. Bene, siamo pronti per dirigerci verso la pianura di Gizza. Non ci provare. Ok, non è venuto a darci fastidio. E inizia lo scontro. Allora, come nemici abbiamo tre ragni e un goblin. Solo uno. Un secondo che do un'occhiata. Mi sembra strano. E infatti c'è un altro. Il fatto che sia di un colore diverso mi fa pensare che sia l'unità più forte in campo. Ok. Ah, vi avevo detto. Non mi ricordo se l'ho già detto. Comunque ho fatto una piccola modifica alla mia squadra. La vedrete molto presto. Allora intanto mettiamo lui e poi mettiamo lui perché Sonja è in prigione. Sì, sono riuscito a farla finire in prigione. Ok, chissà Temil dove ha piantato quei fiori. Oh, poteva piantarli in un vaso, in giardino. Perché proprio qui, in un posto infestato di mostri? Ah, Vodan. Ok, va avanti. Mi sembra che abbia parecchia vita. Sì, posso colpirlo con Ardyn. Iniziamo già a eliminarlo. Ok, grande Ardyn. È di livello molto più alto rispetto a lui. Allora, lui lo facciamo muovere in avanti. E gli faccio usare energia.
Dovrei cambiargli il bastone, eh? Dovrei mettergli qualche bastone un po' più potente. Oh, cavolo, l'ho fatto girare al lato sbagliato. Ah, beh, non sarà un problema. Allora, Neville, gli facciamo attaccare questo qui. Se lo colpisce, praticamente lo uccide. Ah, peccato. Beh, attaccandolo da davanti non mi aspettavo niente di che. Oh, cavolo, sta attaccando il mago. 90% di possibilità di colpirlo, lo colpirà. Ok, non ha guadagnato molta esperienza. Ok, allora, la novità è questa. Tecniche di combattimento. In pratica ho trasformato Gerak in un combattente. Ora vi faccio vedere. Questa è una tecnica che respinge l'avversario. È diciamo la tecnica base del combattente. Vediamo se posso spingerlo in acqua. Sì. Se non sbaglio i movimenti sono rallentati nell'acqua, quindi è una buona cosa. Poi mi giro così. Sì, perché sapevo sarebbe arrivato quello. Però purtroppo ho sempre il lato scoperto. Ok, mi fa 17 danni, non è un problema. Vediamo se ha i movimenti rallentati. Mica tanto, eh. Forse non vengono rallentati e ricordavo male. Oh, grande! Pensavo che sarebbe morto, invece ce l'ha fatta. Allora, se riesco a mettermi in una buona posizione, tipo qua, posso provare a colpire entrambi. 60% su quello davanti, sì, dovrei riuscire a colpire tutti. Speriamo bene. Mancato e colpito, ok. Uno su due va comunque bene. Che il prossimo a muoversi è quel ragno. Per chiamarli ragni sarebbe un po' sbagliato. Cioè, non ho mai visto un ragno così grosso e sono sicuro che non esiste un ragno così grosso. Ok, lui lo facciamo andare. Lo mando a dare una mano a Gerak. Così tanto per. Ho paura più che altro che Hardin non ce la faccia. Perché quel tizio mi sembra parecchio forte. E purtroppo Hardin non ha ancora folata d'aria. Appena prenderà l'abilità folata d'aria diventerà una bestia. Ve lo posso assicurare, l'ho già usato altre volte. Anche se le altre volte non si chiamava Hardin. Ok, per il momento sta andando molto bene. Allora, io direi questo, di farlo muovere. Ok, sto curando così perché se cura anche Montblanc prende più esperienza. Essendo Montblanc di livello più alto. Ah, ma neanche tanto. È solo un livello più alto Montblanc. Forse l'ho allenato un po' poco. Ok, 40 e 42. Dovrei riuscire a eliminare questo. Sì, ce la dovrei fare. La spada che ho dato a Neville è potentissima. Però ha il difetto di essere elementale. Questo può essere sia un difetto che un pregio. Perché se vi trovate davanti un nemico che assorbe l'elemento della spada, invece di fargli male lo curate. Provo a spingerlo giù dal burrone. Non credo che si faccia male, però voglio provarci. Vediamo se posso farlo. Sì, posso farlo. Questo è lo sgambetto di Gerak. Anche se in teoria per spingerlo non serve uno sgambetto, ma vabbè. Diciamo così. Aia, lui si farà male. Ah, questo ladro è davvero poco resistente, molto poco resistente. Il mio curatore sta per morire tra atroci sofferenze. Ah no, forse ce la fa. Forse sopravvive. Ok, è sopravvissuto. Speriamo che non lo colpisca nessun altro. Per sicurezza io mi metto. No, no. Lasciamo stare. Mi metto qui. E uso un Fira su di lui. 33 danni, ottimo.
Vai, colpiscilo, perfetto. E così è in fin di vita. Ora vediamo cosa fa quest'altro ragno. Ok, non è andato dal guaritore, questa è un'ottima cosa. Almeno dovrebbe riuscire a sopravvivere. Ok, Vodan ha quasi la metà della vita. Mentre Ardyn la sta conservando abbastanza bene. Però mi sa... Oh! Ardyn, mi sorprendi durante questo turno, cioè stai facendo un ottimo lavoro. Allora, lui lo elimino comunque con Gerak. Vediamo se posso rubargli qualcosa. Ti rubo un po' di soldi, ti va bene? Ah, peccato che non si rubano molti soldi. Quando sali di livello tu? Quell'altro è a livello 3 da una marea di tempo. Ah, e Ardyn salirà di livello con questo colpo. A meno che non lo manca. Ok, sali di livello, ottimo. Adesso cosa faccio qui? Io direi che mi allontano un po' dai mostri. No, non devi attaccare, devi curare. Ok, eseguo. Adesso, dove lo faccio girare? Mi sa che mi attacca alle spalle in ogni caso. Mi giro così. Vediamo, posso eliminare questo? Poi il terzo lo sconfiggo con una combinazione di Montblanc e Neville. Ma 52 di danni, fa tantissimo Neville. Peccato che finché ha questa spada non può imparare altre abilità, perché non può equipaggiare appunto altre spade. Però una volta imparato pronto soccorso non ci sono molte abilità del soldato che mi interessano. Ok, sono rimasti solo in due, di cui uno se ne sta occupando Ardyn e uno è da solo contro 5. Direi che ho quasi vinto, e anche abbastanza facilmente, devo ammetterlo. Con Neville cambia tutto, perché sì, questa battaglia, devo ammetterlo, l'ho già fatta e sono riuscito a perderla. Un po' perché sono stato sfortunato, un po' perché avevo mandato Neville in trasferta, quindi non c'era nessuna unità resistente. E sono morto quando Gerak è rimasto da solo contro 3 nemici. E non ho potuto fare niente perché tra l'altro questo rosso riusciva a muoversi in 2 turni. Cioè prima che mi muovevo io, lui si muoveva 2 volte e mi ha letteralmente massacrato. Ok, giudice, muoviti, te lo concedo. Giudice. Se devi fare una cosa durante il tuo turno, ma non muoverti di un passo. Che senso ha? Cioè, fai qualcosa, ma... Oddio, io gli ho detto... Ora andrà dall'altra parte della mappa. No, si è spostato un po', perché lì non stava comodo. Ah, Ardyn sta già morendo con un colpo. Forza, Ardyn, un critico... Ah, non c'è riuscito. Guadagnato 14 di esperienza. Vabbè, ha già fatto un buon lavoro. A lui quanto manca? È ancora a 32? A 42? Non salirà mai a livello 4. Vediamo, posso curare Ardyn? Lo curo così per non curare anche l'avversario. Ottimo! Ardyn è riuscito da solo a battere il mostro più forte di questa missione. Ed Evange è salito di livello. Evange mi pare tanto un nome francese. Ok, lui dovrebbe morire con questo colpo. Sì, esatto. A meno che non lo manco. Ottimo, è rimasto soltanto un avversario, che per di più è in fin di vita. Intanto... inizio a far muovere tutti. Il difetto del combattente è che non ha l'abilità pronto soccorso e quindi non posso prendere quei 10 punti esperienza che otterrei con curandomi. La cosa è un po' negativa, però si può sopportare. Ok, forza Ardyn. È il tuo momento di gloria.
E il tuo momento di gloria è stato appena rubato da Montblanc. Povero Hardin, si guarda com'è depresso. Lì, no, stavo per dare il colpo di grazia. E gli ha rubato pure il GP, oddio. Eccoli, riportiamoli a casa. Oh, missione completata. Poi, vediamo un po' cosa succede. Non credo niente. Ok, fiori bianchi completata e ci vediamo con la prossima parte di Final Fantasy Tactics Advance. Ciao a tutti!